Eccoci qui, buonasera, puntata di Signora Mia, qui in onda dagli studi di GRP TV di Torino. Ovviamente è una puntata un po' particolare, insomma, sapete tutti in settimana com'è andata la Champions League, la partita con l'Ajax, l'eliminazione sofferta dai bianconeri al termine, dobbiamo essere sinceri, di una partita giocata evidentemente male, un'eliminazione quindi credo giusta. Gli olandesi hanno espresso un calcio che insomma ben diverso da quello della banda di Allegri, che si è trovata in grande difficoltà, e il risultato di tutto ciò è stata l'eliminazione della Coppa. Quest'anno era l'anno buono, credevano tanti tifosi, era arrivato Ronaldo, insomma c'erano veramente tante speranze di poter arrivare finalmente a questa agognata Champions League. È andata come è andata e stasera ovviamente ne parleremo tantissimo di questa eliminazione. Poi ovviamente qualche parola dovremo spenderla per la gara contro la Fiorentina di sabato alle ore 18 allo stadio, una gara che potrebbe dare ovviamente, basta un pareggio, l'ottavo scudetto consecutivo alla Juventus. Quindi la premessa è questa, ho anche tanti ospiti a presentare, spero di non dimenticarmi niente. Comincio alla mia sinistra, ormai la conoscete benissimo, no? È un punto fermo, un punto fisso di questa trasmissione, sto parlando di Alessia. Ciao Alessia, bentornata. Grazie, buonasera. Tu la partita ovviamente l'hai vista, Sì, ci sei sì, rimasta male. sì. Ma sì, ci sono rimasta male Non te perché non me l'aspettavi? l'aspettavo in realtà, Hai visto? Ma tu, da esperta di calcio, a cosa imputi questa eliminazione dall'Europa? Perché hanno giocato così male? Beh, Perché a volte le sì, donne hanno qualche ma non. intuizione che noi che Certo. crediamo di sapere tanto di calcio non abbiamo. Invece tu, Ken ti ha detto qualcosa, tra l'altro, no? No, no, No. ma cosa mi devi In questi giorni è meglio poi non chiedere nulla, dire? No, 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 quindi che s'arrabbia poi sì. pure. No, in realtà non saprei, non so se sia per Allegri che ha sbagliato qualcosa o Non comunque hai per i comunque una motivazione giocatori. che ti viene così, no? Mi sembra un problema molto generale, Un insieme di un magari di insieme tanti, di. tanti problemi. Sì, Va esatto. bene, grazie Alessia. Dall'altra parte dello studio invece c'è una new entry, Francesca. Ciao Francesca. Ciao. Lei non è proprio tifosa juventina, ma non importa. Quello che è importante è che lei è parente alla lontana del mitico, no? Pietro Anastasi, Anastasi. vero? Sì. Ecco. Alla lontana, lontanissima, però sono catanese anch'io, quindi sono Sei di parente. origini catanesi anche tu. Sì. Tifi però un'altra squadra che non è la Juve, e non lo diciamo. Va Non lo bene, diciamo. andiamo avanti. Allora, vicino a me, qui partendo allora dalla mia destra, spero di non impallarlo come ho fatto l'altra volta con la mia cosa blu. Allora, Antonio Catapano, collaboratore, mio collaboratore nel giornale Juve Toro. Ciao Antonio, bentornato. Ciao a tutti Vuoi spendere due parole velocissime così? sulla partita. Ovviamente È stata una sull'eliminazione. grande delusione, vedo che sui social si sprecano oltre che gli sfottò, ma tutte le considerazioni generali sul motivo per cui diciamo, ci siamo di nuovo trovati in questa situazione. E penso che la cosa principale che ha colpito un po' tutti, credo che sia il secondo tempo in cui la Juve non ha più giocato, cioè non ce l'ha fatta, Allegri, non aveva più la gamba, non aveva Allegri più. in conferenza ha detto la squadra si è disunita, però perché una squadra si deve disunire? Ma Anche lì, secondo me è molto onesto. più semplice, non ce la facevano più. Poi Quindi preparazione questa è fisica. una squadra che comunque non ha un'idea di gioco precisa, non gli vedi mai fare un gioco, diciamo, che abbia una sua riconoscibilità. E quindi si viaggia un po', mi dà l'idea. Attentone. No, ci si basa sulle qualità personali che sono senz'altro importanti, Magari in però. Italia bastano, in Europa non bastano più, questo è il Esatto, riassunto del esatto. tuo. E poi, tra l'altro, mandiamo un messaggio anche a tutti quelli che giustamente in questi giorni fanno gli sfottò, no, alla Eh Juve, perché beh, ci sta. ci sta, dai. Che però, se noi pensiamo che questa Juve qua, che da un po' di anni gioca malissimo, ha già 20 punti, una ventina di punti sulla seconda, le Pensa altre stanno come messe stanno veramente male, messe. hanno poco da sfottere. Poco da Io al sfottere, posto loro dici. sarei preoccupato. Va bene, ne parleremo comunque ancora. Giampiero Paradiso, presidente, lo conoscete tutti, della Juventus Club Rivoli. Sei sopravvissuto, sei arrivato dallo Ciao stadio Roberto, sopravvissuto, sei andato anche in come Olanda, tra sempre, l'altro. certo, come sempre un saluto a tutti gli juventini lontani e vicini. Che dire, siamo andati in Olanda, pensavamo di essere a buon punto, la delusione è tanta, però voi sapete che state parlando con uno che non è così schiavo di questa vittoria della Champions League.
Certo, sono deluso come gli altri perché sono sempre un grande tifoso, però voi sapete che io l'ho già detto più di una volta, che io metterei la firma per non vincere la Champions per altri 20 anni e vincere 20 scudetti, perché qua siamo, qua ci ritroviamo il lunedì al bar, qua ci ritroviamo il lunedì mattina in ufficio, ecco. E ce n'è per tutti. Certo, quella sarebbe stata una grande chicca, non si può avere tutto nella vita. Meglio un titolo, anzi due, perché uno l'abbiamo già vinto, questo sarebbe il secondo. Due titoli che zero titoli, quindi c'è chi sta peggio. Tu pensi di più all'orticello, no? Dici a lunedì poi mi devo beccare l'amico del Toro, esatto, dell'Inter, esatto, del Napoli, che mi fanno due scatole, diciamo, così. Invece. Diciamo colleghi. Colleghi, ecco. Amici già un parolone, va bene. Proseguiamo allora la presentazione dei nostri ospiti. Un altro punto fermo di questa trasmissione, ormai lo conoscete benissimo, l'avvocato Alessandro Vaccano. Ciao Ale, anche tu sei andato allo stadio. Ciao Robby, sì, certamente. Alla tragedia. Sì, ma perché Alessio diceva non me lo aspettavo, ma c'è sempre da aspettarselo in questa Coppa. Sono oltre 30 anni che c'è questa specie di maledizione. Purtroppo. E quindi puoi prendere Ronaldo, Messi. Ma è una maledizione secondo te o sì, c'è dell'altro? No, sicuramente c'è dell'altro. Ecco. Soprattutto non bisogna giocare con la paura, tant'è vero che i migliori, chi ha fatto una buona partita, sono stati Emre Can, vabbè, Ronaldo che gioca un altro sport, è il portiere, e Szczesny, sono arrivati adesso. Gli altri poi col passare del tempo hanno tutti paura, e non, se gioca con la paura le gambe non girano, e alla fine chi invece gioca sciolto alla fine vince. Poi si può discutere, primo tempo è entrato un gol fortunoso, non fosse entrato quel gol chissà che cosa sarebbe successo. Poi la riprova è stata la partita di ieri, no? Manchester City contro Tottenham, un altro calcio, sembrava una partita di flipper, poi è uscito. Forse anche il Manchester. Forse è esagerato, perché ho visto delle fasi difensive delle due erroracci, squadre, certo, orrende, che da noi neanche in promozione si fa una cosa. Ci vorrebbe una giusta via di mezzo, calcio, una giusta via di mezzo. E comunque vediamo un po' il prossimo anno. Proseguiamo allora, lui era a fianco a me in tribuna stampa e si è arrabbiato non poco, ma non è stato l'unico, perché anch'io qualche parolina a fine partita l'ho detta e anche ad alta voce, non da tifoso a giornalista, però insomma tante cose veramente non mi sono andate giù. Sto parlando del, lui tra l'altro anche collaboratore del Genio Museum e collaboratore di Juve Toro, Ermanno Vittorio. Ciao Ermanno, buonasera, bentornato. A tutti. Ma cosa dirti, la delusione è notevole, la voglio fare breve. Dico che per certe partite ci vogliono tre cose fondamentali: testa, cuore e gambe. Il cuore c'è sempre, mancava la testa, mancavano anche secondo me le gambe. Un'ultima cosa, visto che c'è la parentela con Anastasi, sì, facciamo gli auguri a Super Pietro, che il 7 certo, di aprile ha fatto gli anni. Tu da buon storico subito preso Pietro l'occasione. Non è, guarda, che si dimentica. Assolutamente sì. Andiamo avanti allora, nel secondo anello, no? Facciamo finta di essere allo Stadium. Lui è già stato con noi, credo una puntata, se non due, una puntata almeno sì, è il team manager del Dertona Calcio, che è una società storica, no? Italiana, qua del Piemonte. Prima parlavo della difesa delle squadre inglesi, la fase difensiva che lasciava a desiderare, tu vedevo che annuivi, no? È così o no? Ciao, io intanto. Innanzitutto buonasera a tutti, non amo il calcio di Guardiola, quindi sono già uno che va molto corrente. E tornando a noi, che forse è la cosa più importante oggi, non sono d'accordo su chi critica Allegri. Io dico che... Oh, meno male. Perché sai cosa succede, Marco? Che adesso io sono uno che l'ha abbastanza criticato, e anche qui insomma siamo abbastanza liberi. Però adesso sta succedendo quello che succede a volte in Italia, no? Tipo nel ventennio, che prima erano tutti da una parte, adesso si vanno tutti dall'altra, no? Perché tutta... E invece tu sei uno che è coerente, dici: io continuo a difendere Allegri, questo ti fa onore. No, prego. Io dico una cosa, a volte in Italia si va troppo a giudizi troppo affrettati. Bisogna fare una differenza tra il campionato e la Coppa dei Campioni. Io mi chiedo dove sarebbe l'Ajax nel nostro calcio, nel nostro campionato, perché anche l'Atalanta è in grado di fare partite come ha fatto l'Ajax. La Juventus ne aggiungo un esempio: l'Atalanta Coppa ha fatto Italia, una partita di Coppa Italia. Non ho visto grandi differenze tra Atalanta Juve, Coppa Italia e Juventus Ajax e Champions League. E non sono neanche d'accordo su chi dice che il nostro campionato non allena, le squadre sono scarse. Non è vero, perché il Napoli, l'Inter, la Roma stessa l'anno scorso ha fatto la semifinale di Champions League, una gara secca potrebbero anche eliminare la Juventus, e possono anche eliminare il Tottenham, possono anche eliminare il Manchester City. Spalletti con il Tottenham è andato vicinissimo a passare il turno di Champions, il Napoli è stato un passo a eliminare il Liverpool. Cioè non è che il calcio italiano è tutto da buttare. Però Marco, ti chiedo ci sono... tu che sei un uomo di calcio, no? Perché appunto sei dentro il Dertona, abbiamo un minuto alla fine, devi essere brevissimo.
però quelli che criticano Allegri qualche ragione ce l'hanno avuta in tutti questi anni, perché se alla fine si diceva arriva il risultato e chi se ne frega il gioco, adesso non c'hai né il gioco né il risultato. Guarda, ti chiedo proprio 40 secondi. Sì, secondo me comunque la differenza l'ha fatta un vivaio, cioè loro giocavano a memoria e si divertivano in campo, non avevano la pressione della Champions League. La faccia dei giocatori della Juventus sono cambiate dopo 1-1, perché è una squadra che sente la pressione in Europa di chi deve per forza raggiungere quell'obiettivo. L'ossessione. Questa ossessione sta bloccando testa e gambe nella Juventus già da diversi anni, cosa che non succede in campionato. La Juventus in campionato va sotto in certe partite alla faccia di chi dice tanto adesso la andiamo a vincere, e la vince. In Europa nei momenti di difficoltà, soprattutto la vecchia guardia si squaglia nei momenti più difficili. Secondo me ha vinto l'Ajax perché ha una filosofia, nascono già con quel tipo e di e ne parliamo gioco. Ancora Marco, ti devo fermare perché Francesca, vero cara Francesca, sì, parente della lontana di Anastasi, ci deve ricordare una cosa. Che ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Ben ritrovati su Signora Mia e continuiamo la trasmissione. Va bene, grazie allora Francesca. Dunque, continuo a presentare gli ospiti. Abbiamo Gianluca Poglio, che è uno degli sponsor della nostra trasmissione. Ciao intanto Gianluca, ben ritrovato. Ben trovato, perché è la prima volta, no, che vieni da noi. E adesso Alessia magari ti fa qualche domanda. Sì Gianluca. Ciao, ciao. Allora, volevo chiederti una breve storia della tua azienda. Ma la nostra azienda nasce nel 1950, dal mio prozio, e poi è passata negli anni 90, negli anni 70, scusa, mio papà e mio zio, e negli anni 90 io e mio fratello, per cui abbiamo una tradizione familiare di produzione di grappe e liquori tipiche piemontesi. Allora, grapperia artigianale Alì, sì. Il nome è Alì? Sì, beh, grapperia artigianale si capisce, Alì deriva dal fatto che il fondatore dell'azienda nel 1950, mio prozio, si chiamava Aliberti Giuseppe, dal che questo suo cognome Aliberti è stato, diciamo, usato per dare il nome alla ditta, e in tutti questi anni questo nome è rimasto come identificativo della ditta e tuttora lo teniamo come Alì. Adesso non siamo più Aliberti, Poglio, ma va bene, rimane la tradizione. Allora, dietro di me ho alcuni dei vostri prodotti, tra cui la crema di gianduia, sono dei prodotti buonissimi. Sì, sì, noi produciamo liquori d'erbe, liquori di cioccolato, liquori di agrumi, di frutti eccetera, nonché le grappe tipiche piemontesi, che sono da quelle giovani, quelle invecchiate, in rovere, in ciliegio, e anche quelle aromatizzate con le radici, le piante, i frutti eccetera. Abbiamo una gamma di una gamma completa di prodotti per lo più tipici piemontesi, ecco. Fantastici, ma dove possiamo trovarli questi prodotti? I nostri prodotti si possono trovare nei migliori negozi, gastronomie e supermercati del Piemonte. Ok, ti ringrazio. Adesso grazie. Io farò una domanda, Gianluca, intanto grazie per sponsorizzare anche la nostra trasmissione. Grazie. Tu sei appassionato di calcio? Sì, io sono appassionato di calcio. Tifoso? Tifoso lo tengo per me. Però volevo fare una cosa, siccome l'amico Marco è responsabile del Dertona Calcio, io faccio parte del gruppo del Canelli Calcio, il Canelli Calcio, esattamente, che sta lottando, adesso è secondo in classifica in eccellenza, girone B, per cui sta lottando col Fossano per salire in Serie D. Il giovedì 25 c'è lo scontro. C'è lo scontro Dertona Canelli. Ma pensate, caramba che sorpresa. Posso chiederti da intenditore di calcio, come hai visto la Juve con l'Ajax, qual è secondo te il motivo principale di questa debacle? Guarda, non sono un tecnico, però io ho visto nell'Ajax una freschezza, una sfrontatezza, una corsa, un'allegria di calcio che forse nella Juve ho trovato meno, l'ho trovato un po' più compassati, forse appunto il timore di dover a tutti i costi vincere, mentre gli altri forse non avevano questa pressione. Questa pressione addosso, e forse correvano meglio, di più, non lo so. Ho capito, grazie Gianluca. Allora, grazie. Ezio Roatta, tifoso juventino, anche tu, dai, la tua opinione sulla partita. Sì, mi ero illuso tanto con la, come dicevo, la puntata scorsa sul pareggio ad Amsterdam, anche se effettivamente c'era già una visaglia così poco buona che poi si è rivelata nella partita di ritorno. Abbiamo poi ceduto, vabbè, fisicamente, questi correvano come delle schegge, ragazzini velocissimi. Dopo un po' abbiamo perso il lume della ragione, soprattutto dopo il pareggio che è veramente tagliato le gambe. Pazienza, sarà per il prossimo anno. Sarà per forza per il prossimo anno. Allora, ricominciamo con gli ospiti. Antonio Cattapano, senti, ma nell'anno proprio che arriva il re, che arriva Ronaldo, no? Tu partivi già da una base buona di squadra, non ci dobbiamo nascondere.
la Juve era una delle 3-4 favorite di questa Champions League. Sì, sì. Come è sì. stato possibile arrivare a questo punto? Ma sicuramente a me quello che ha colpito di tutta questa stagione, però non tanto solo della Champions, è il fatto che noi ci aspettavamo che Ronaldo, cioè che l'acquisto di Ronaldo fosse la ciliegina sulla torta. Mi è sembrato invece che in tante partite lui è stato la torta, è questo che non mi aspettavo, cioè che fosse così determinante, che in tante partite fosse solo lui il trascinatore, perché mi sembra che comunque la società ha comprato dei giocatori validi oltre a lui, cioè la rosa è competitiva, poi certo ci sono giocatori che devono crescere, Bentancur che ancora mi viene in mente il primo a caso, per esempio un giocatore interessante che però deve ancora crescere, deve maturare, deve trovare costanza, continuità. Non so, il Bernardeschi della situazione che è ancora troppo innamorato della palla, tante volte la dà quando non la deve dare e se la tiene quando invece la dovrebbe dare, cioè mi sembra che ancora ci sia un margine di miglioramento su tutti questi giocatori, soprattutto su quelli giovani, poi le certezze ci sono e poi sì, forse c'è qualcuno che ancora non è esploso del tutto, che rimane un giocatore un po' a metà come Pjanic, da cui ti aspetti grandi cose, poi ne abbiamo parlato però, di Pjanic sempre... quest'anno è una delusione totale, cioè quante partite l'abbiamo criticato, quante partite ha giocato bene Pjanic e di riflesso quante partite ha giocato bene la Juve quest'anno. Io l'altra volta dicevo meno di 5, ma secondo me meno di 4. E tanti mi hanno detto, ma esageri, ma si è visto poi il risultato? No, sì, ragazzi. Ma soprattutto perché con l'armamentario a disposizione effettivamente ti aspetti un altro calcio. C'è anche da dire però che alcuni, forse ci sono dei doppioni o ci sono dei giocatori che forse andrebbero messi da un'altra parte. Cioè Allegri si è trovato una rosa e ha cercato di gestirla alla sua maniera e quindi abbiamo visto Dybala che diventa centrocampista. E l'hai perso. Adesso l'hai perso, poi vediamo se resta, se non resta. Se resta può darsi che l'anno, perché qualcuno andrà via, credo, degli attaccanti, cioè ci saranno sicuramente dei cambiamenti. L'unica cosa però è che mi sembra che manchi davvero un gioco, e il gioco serve, perché c'è il momento in cui tu devi fare la partita. E vedo la partita che, devi vedo che Ermanno Vittorio, Ermanno Vittorio invece aveva delle facce strane, no Ermanno? Perché? No, è il fatto che si è giocato solo un paio di partite a un determinato livello. Mi ricordo l'Atletico Madrid, mi ricordo il Napoli qui a Manchester, una partita con Manchester, la Valencia in 10, 4, io dicevo 4 di Valencia tanto, e eravamo appunto insieme, a me ha fatto una grossa impressione. Qualcuno non sarà d'accordo sicuramente con me, la prestazione contro l'Udinese. Non me la ricordo questo. Sì, un 4-1 si vinceva 2-0, la squadra continuava ad attaccare stranamente. Ah, okay, ok, sì, no, sì, no, adesso me la 4-1 con King che segna la doppietta, stranamente una freschezza notevole, una gamba notevole che poi non abbiamo più trovato. Io per chiudere il discorso di martedì sera reputo che bisognava forse probabilmente partire con Spinazzola subito, con King non con King in campo ma in panchina, con fuori Dybala e con un centrocampista in più che poteva essere Bentancur. Forse era un altro modo di giocare e si poteva fare un'altra prestazione. Non so se gli altri sono d'accordo con me. Sì. Ma guarda, che dire, noi sappiamo che abbiamo una tradizione sfavorevole in questa Coppa, non c'è una volta che ci gira bene, per carità, senza nulla togliere all'Ajax, che sono questi giovani rampanti desiderosi di mettersi in luce, ci hanno dato una bella lezione di gioco. Secondo me all'andata potevamo fare qualcosa in più, io ero là e abbiamo spinto la squadra, abbiamo dato un'ottima dimostrazione di tifo anche gli olandesi, anche fuori dallo stadio che è successo qualche piccolo intoppo. Ma tu hai visto qualcosa di quello che è successo? Sì, sì, ho visto tutto perché... Sei stato tu, no? È andato tutto da Giampiero. Non ha avuto nessuna conseguenza, però dire, forse lì potevamo fare qualcosa in più. L'altra sera c'è sempre questa tradizione sfavorevole sugli episodi. Nel momento clou della stagione abbiamo Douglas Costa che poteva essere decisivo e si è infortunato. Chiellini magari quel gol su calcio d'angolo lo prendeva e comunque tutto è nato perché fino al gol noi abbiamo giocato abbastanza bene e loro non avevano tutta questa fiducia. Poi è venuto un gol subito, un gol fortunoso, una ciabattata incredibile che ha sbagliato completamente il tiro e ha praticamente passato a quello lì che era libero in area. Voglio dire, anche il secondo gol
colpo di testa. Il colpo di testa era indirizzato dall'altro angolo, ha battuto sulla schiena di Rugani e si è insaccato alla destra. Voglio dire, a noi non capita mai un tiro fortunoso. Poi, per carità, l'Ajax ha detto bene Agnelli a fine partita, che ha fatto una bella dichiarazione, ha reso gli onori delle armi a questa bella squadra, però voglio dire, non c'è mai un episodio che ci gira bene. Cioè, quest'anno ci potevamo veramente credere, anche, voglio dire, anche ieri sera il Manchester pensava di vincere, alla fine ha perso, e noi col Tottenham ti devo dire una cosa che ti arrabbierai molto, però te la devo dire perché ti sono amico da 20 anni. Dimmi, ma io accetto volentieri. Da 25 anni mi ricordi i tifosi del Toro quando perdono il derby, che dicono sì, però noi c'era quel fallo, il rigore, no, esatto. Adesso con tutto il rispetto, ma veramente i tifosi della Juve a volte mi sembrano in centro, scuri del Toro. Ma loro parlano di arbitri, sono dati di fatto, perché io è una provocazione, è tanto bella. Sono dati di fatto, ma io ho premesso all'inizio che senza nulla togliere alla bella prestazione meritata dell'Ajax. Poi dobbiamo comunque analizzare la partita, e la partita ci vede con degli episodi sfavorevoli sempre. Gianpiero poi mi menerà a fine trasmissione, ma è giusto così. No, ma Alessandro, invece anche tu sei. No, vabbè, ma gli episodi. No, non mi attacco agli episodi, ma bisogna parlare degli episodi. Ad esempio, c'era un rigore anche alla fine, perché non dirlo? Perché non dobbiamo dire che c'era un rigore che potevamo fare 2-2? Ah, era proprio così, cioè. Perché era una figura migliore. Stasera. Poi dobbiamo cambiare, invece che signora mia facciamo, ma il braccio è larghissimo. In diretta sono d'accordo con te, poi l'ho fatto dall'altra immagine, la presa col petto. No, petto e braccio. Comunque l'avvocato Vaccari o mangia arbitri non lo facevo. Tu da uomo di legge, da uomo di legge ti facevo molto. Non c'entra niente, abbiamo perso perché il calcio italiano non ha quella mentalità. A parte il Milan degli anni d'oro, di Sacchi e basta, perché neanche Capello ha vinto così tante coppe di campione. Anzi, Capello alla Juve, se andiamo a vedere in Champions League, ha fatto delle partite peggiori. Peggiore di quelle di Allegri. Sicuramente. Allora, Francesca, vedo che ci stai seguendo con grandissima attenzione, cosa vuoi dirci? Voglio dirvi che ritorniamo fra pochissimo dopo la pubblicità. Bentornati su Signora Mia e proseguiamo la puntata. Va bene, qui ci stavamo sistemando nel corso della pubblicità. È tornato a trovarci praticamente il boss di questa trasmissione, che ogni tanto arriva con qualche minuto di ritardo. Giustamente Marco mi faceva notare, l'altro Marco, no, Marco Venditti, mi faceva notare, ci vorrebbe una multa ogni volta che arriva in ritardo. Giusto. Marco Venditti, rieccolo, ciao. Buonasera a tutti, ciao. Tutto ragazzi, bene, sì. È sempre un piacere. Beh, è bello quando si esce dalla competizione europea, per me che li ho vissute dal 1973 a Belgrado, le posso raccontare tutte, ma non mi sembra il caso, altrimenti facciamo un pianto comune qui. Devo dire che ho questo record, non so se definirlo positivo o negativo, però ormai ci ho fatto il callo, non mi arrabbio più, cioè nel senso che entro nell'ordine delle idee che quando si entra, si va in prossimità di una finale, noi abbiamo una sorta, non amo nemmeno definirla sfiga, perché quelli che parlano di sfiga sono i milanisti, gli interisti, i napoletani e i romanisti, o anche quelli del Toro. Beh, suppongo che sia una sorta di maledizione che ci tiriamo noi da soli. Non è sfiga, è proprio l'insicurezza che noi abbiamo nell'andare avanti in questa competizione. E purtroppo è un nostro limite. Mi sto rendendo conto che, secondo me, anche con Cristiano Ronaldo, e anche se dovesse arrivare Messi insieme a Cristiano Ronaldo, sicuramente accadrebbe qualcosa. E perché purtroppo è così. Ma infatti io devo testimoniare, eravamo insieme, io, te, Armando, Vittorio in tribuna stampa. Sì, stavamo piangendo. Io e Armando eravamo abbastanza arrabbiati per varie cose, insomma, poi ognuno ha le sue sensazioni. Sì. A te ti ho visto abbastanza tranquillo e sereno, come dire, lo so già che ormai va a finire male, perché ti ho visto insolitamente tranquillo, insolitamente. E io e Armando eravamo quelli più agitati. Sì, infatti, io mi sono, passatemi il termine, mi sono incazzato di brutto solamente ieri a Telenova, quando ovviamente sono entrato nella fossa dei leoni tra interisti e milanisti, e lì a quel punto io li ho offesi sportivamente, dicendo, io le offese e gli insulti li prendo solamente dal Real e dal Barcellona, non da gente che non esiste più, e lì ovviamente, perché a questo punto devi fare così, ok? E purtroppo la cosa che mi dà più fastidio in senso assoluto è quella che noi dobbiamo comunque sottoporci a questo massacro disumano, a questo veramente a questa critica, che è per causa nostra, cioè guardiamoci un attimo negli occhi, è per colpa nostra. Non dobbiamo dare la colpa agli arbitri, a nessuno. L'Ajax
applausi, come abbiamo applaudito, ecco, il tifoso juventino cos'è a differenza degli altri tifosi? Abbiamo applaudito l'anno scorso al gol spettacolare in rovesciata di Cristiano Ronaldo, questa volta ho visto anche Roberto Grossi, che è il primo che io è partito con l'applauso, ma infatti lo dico, il primo, e io ancora faccio gli applausi a una squadra che ci ha dato una bella lezione di calcio. Non ci attacchiamo a situazioni arbitrarie e altre cose, perché altrimenti cadiamo nello stesso trabocchetto delle altre squadre provinciali. Ti faccio ancora una domanda, Marco, sei arrivato dopo, quindi devi recuperare. Tra l'altro, se Gianluca poi dalla regia mi mette anche il sito, com'è il sito, Alessia? www.signoramiacalcionews.com. Visto che hai imparato, tra l'altro troverete anche Juve Toro dentro, c'è il nuovo numero. Sì. Riferito ovviamente a Juventus Fiorentina. Ti chiedo questo, prima scherzavo un po', ma un po' dicevo anche sul serio, perché a volte scherzando si dice anche la verità, no? Adesso c'è un po' questa zona grigia dei tifosi juventini, no? Quelli che prima su Allegri erano un po' tranquilli, non polemizzavano tanto, no? Dicevano in fondo si vince. Adesso come si è persa la partita importante della stagione, sono tutti passati dall'altra parte della barricata e gliene dico di tutti i colori, no? Perché in Italia è così, no? Anche in politica, prima tutti da una parte e poi tutti. Tu, io so già la risposta, ma devi dire tu, fai parte di quella schiera, no? Di giornalisti, tifosi, che prima appoggiavano Allegri e adesso invece lo insultano solo perché si è usciti dalla Champions League, punto interrogativo? No, ti rispondo subito. Allora, intanto noi oggi siamo usciti con una notizia che tra l'altro non è altro che la rielaborazione di una notizia che noi, devo dire, grazie alla redazione di signoramiacalcionews.com, noi in febbraio, agli inizi, i primi giorni di febbraio, abbiamo dato come possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus. Io non prendo le parti di nessuno, dico che Allegri ha fatto bene nei 5 anni che ha fatto. Evidentemente suppongo che questo periodo ormai è giunto al termine, anche perché c'è una sorta di assuefazione, di stimoli che non ci sono più. Prima o poi finisce, si divorziano i grandi certo. amori, figuriamoci tra allenatori e società di calcio. E oggi abbiamo dato non una rispolverata, una realtà. Ci sono stati degli incontri, ce ne saranno ancora. Conte, qualcuno si sta chiedendo a Milano come mai non ha detto sì al gruppo Suning, ma un motivo ovviamente c'è dietro questa cosa. Ieri sera me l'hanno chiesto e io ho risposto fino adesso, e c'è uno stand by voluto dal fatto che Conte è in attesa di una chiamata, non si sa di quale squadra, ma con ogni probabilità Conte potrebbe essere presente a Juventus Fiorentina. Guardare la tribuna. Un numero e basta, percentuale che Conte torni alla Juve, un numero. 70. Addirittura? Sì, al momento attuale ti lanci sì. così al momento attuale chiedo sì. anche a un uomo di calcio, non lo decido Marco... io, attenzione, la sensazione, carità, la sensazione. Siamo certo. giornalisti, per dare le nostre certo. opinioni e sensazioni. Marco Maramao del Dertona, uomo di calcio, come lo vedresti un eventuale ritorno di Conte? Un totale fallimento, un tornare totale? Indietro sì. Io non amo le minestre riscaldate. Non ti è simpatico Conte? Di assolutamente no. E secondo me alla Juventus manca il centrocampo della Juve di 4 anni fa, e poi una squadra completa per vincere la Champions League, perché quest'anno è più debole la Juve. Perché Pirlo, Pogba, Vidal, Marchisio erano un'altra cosa. Era un'altra cosa, e poi perché tutti quanti vogliamo giocare bene con Matuidi, con Pjanic e Khedira. Il grande gioco che fanno alcuni club di Europa, visto che adesso si usa la moda di saper giocare bene, mi interessa vincere le partite, non mi interessa giocare bene, però se si vuole fare un certo tipo di calcio e di qualità, non puoi fare quel centrocampo. Io lo capisco, in una società come il Dertona, con tutto rispetto, però la prima cosa è vincere. Ma la Juventus, è vero che è importante vincere, ma nel calcio moderno di oggi deve anche dare sicuro un po' di spettacolo. L'Italia paga il biglietto. L'Italia col catenaccio ha vinto quattro Coppe del Mondo. Allora, tra pattoni col catenaccio ha fatto la storia della Juventus. Rimaniamo al calcio. No, è che io dico che ogni nazione ha la sua cultura calcistica. Io non amo copiare gli altri. Secondo me noi italiani siamo fatti per la nostra cultura e dobbiamo portare avanti la nostra cultura. Che non ha vinto meno degli altri. Ti ricordava prima, non mi ricordo chi, il Milan di Sacchi è stata un'altra cultura. Sì, ok. Ma no. Per carità, però il Milan di Sacchi, andiamo a metterlo nella storia, era come un calcio, dici? Un calcio diverso, dove la Coppa dei Campioni non era difficile come oggi, dove giocavano solo chi vinceva i campionati, dove gli inglesi erano squalificati. Cazzo, e dove il Milan di Sacchi aveva Gullit, Van Basten, Rijkaard, Baresi, Maldini. Vabbè, ragazzi, perché poi è chiaro. Antonio Cataparra, voglio però chiedere, tu un eventuale, visto che Marco ha lanciato la bomba di mercato, un eventuale ritorno di Conte, prendi per il microfono, come lo, anche tu non ti piacerebbe, oppure? Ma io penso anch'io che Allegri in teoria dovrebbe essere arrivato alla fine, perché penso proprio che il ciclo sia al di là di quello che è accaduto poi in settimana.
poteva anche vincere la Coppa, ma penso che sia arrivato alla fine. Il ciclo comunque in realtà finito. Però lui ha detto, io resto, Allegri ha detto, rimane. Agnelli, sì. Sì, giusto, Agnelli ha detto che rimane, quindi a quel punto lì... Ti posso dire una cosa, Antonio, sono le dichiarazioni post partita caldo, Agnelli poi c'aveva la borsa che crollava il 17% in meno. Questo non date troppo retta, attenzione, non date troppo retta a queste dichiarazioni post gara caldo. Attenzione. No, ma sicuramente. Poi nelle segrete stanze prenderanno le loro decisioni, come si suol dire. Sì. Io Conte lo vedo comunque come un uomo... Lo vedresti bene comunque un ritorno suo adesso, in questo momento. Io ho sempre detto una cosa, cioè se devo scegliere tra Conte e Allegri vorrei una via di mezzo. Tipo che non un nome. Bella domanda, se lo sapessi io sarei al posto di Allegri. Io ce l'ho. Ci vorrebbe uno che, come dire, che un nome, prenda dai. Un attimo... Jürgen Klopp è il mio lavoro. Klopp 2, Paradiso, Giampiero. Anche Pochettino ieri sera ha dato una dimostrazione, nonostante gli errori di qualche singolo del City, ha dato una dimostrazione che comunque si è giocato una bella partita e essendo di origini anche piemontese. È vero, Pochettino è piemontese. Poi a Fausto, un bel acquisto. Poi a Fausto. Avvocato Vaccaro, Alessandro. Ma Conte potrebbe anche andare bene. Non è... Ti andrebbe bene Conte? Te. Sì, mi andrebbe bene, ma io questo non vuol dire che sono contro Allegri, voglio solo dire che... Tu l'allenatore... sei uno che è molto difeso Allegri, devo dire. No, io dico semplicemente che l'allenatore conta poco, meno di quanto possiate pensare. Infatti specifichiamo il fatto che noi oggi abbiamo riportato quello che era di febbraio. Sono delle voci, ovviamente delle piccole indiscrezioni che abbiamo, ma se Allegri dovesse rimanere con dei presupposti diversi, io suppongo che questo periodo sia giunto ai titoli di coda, cioè dopo 5 anni, oggi come oggi con il nuovo calcio moderno massimo durano 2 anni, gli allenatori poi vanno via, 5 anni è un record se vogliamo. Dimentichiamo una cosa molto importante, che in squadra abbiamo Cristiano Ronaldo e penso che fra un paio di settimane andrà in sede a dire questo e questo a casa, questo, se possiamo comprarli, perché ha molta voce in capitolo. Non è fantacalcio quello che sta dicendo Giampiero, secondo me c'è molta verità in quello che sta dicendo. Io so che ai tempi della Sampdoria la formazione la fanno sempre fatta però Zidane di Mancini, Ronaldo avrebbe voluto Zidane l'anno vittorio, però non ho ancora sentito un eventuale ritorno di Conte. Prego Ormanno. Voglio solo dire questo, che non ci stiamo forse dimenticando tutti che Allegri è sotto contratto un anno, però comunque è sotto contratto. Poi volevo dire qualcosa su Allegri, velocissimo, sta per arrivare un record che è addirittura storico per il calcio italiano. 5 scudetti consecutivi reali, sì. Perché con la Juventus di Carcano... Non li fece. Perché non dimentichiamo che Carcano venne in pratica accomodato fuori dalla Juventus a dicembre. Ti devo fermare un secondo perché un giorno scriveremo la storia di Carcano. Ce l'abbiamo già pronto il pezzo. Ne abbiamo parlato allo stadio, la storia di Carcano è assolutamente straordinaria. E si riferisce proprio... Se le fa lui poi... È una storia straordinaria perché non riguarda solo il calcio, riguarda l'Italia, sociale, i giornali italiani... Cosa non fecero? Comunque vai avanti, prego, scusami. E diventa in pratica il primo allenatore di calcio, allenatore per modo poi di dire, perché sono solamente i direttori tecnici, oramai sono altri che fanno gli allenatori, è un record comunque storico, sono 5 campionati consecutivi ed è una cosa veramente è tanta roba. Manca solo un punto per l'ottavo scudetto consecutivo della Juve, il quinto di Allegri. A noi invece quanti secondi mancano, Alessia? 15, 14, 13, però la pubblicità ce la manda come sempre, sai che è parente di Anastasi, Marco? Ma basta, Petruzzo è il mio idolo degli anni 70. È per quello che te l'ho detto, lo conosco poi personalmente. Lei non è tifoso di Juventus. Prego Francesca. State lì, ci vediamo fra pochissimo. Sì, no, allora, eccoci, signora mia. Silenzio in studio, siamo ritornati in diretta, ogni tanto qua ci lasciamo prendere giustamente la mano perché il calcio insomma... Piede foriero insomma di chiacchiere varie, però allora Francesca ci ha ridato giustamente la linea. Alessia, intanto dalla regia Gianluca ci può mandare il sito signoramiacalcionews.com e Alessia magari ci legge qualche email che è arrivata in settimana e facciamo rispondere al nostro pubblico. Prego Alessia. Allora, Nicola Colucci ci scrive: Allegri fuori, voglio il ritorno di Conte, può arrivare? Ne abbiamo parlato fino adesso, quindi questa come si chiama Nicola? È una probabilità, si sono incontrati, Conte ha visto diverse partite della Juventus, con ogni probabilità vedrà anche Juventus-Fiorentina, almeno da quello che mi hanno detto, poi se mi hanno detto una stupidata non lo so, però indubbiamente la Juventus è propensa, c'è stato questo disgelo tra la Juve e
Antonio Conte. Quindi c'è, è una possibilità, ma non è detto, non è sicuro. Marco, tu vuoi dire? No, io voglio dire una cosa per riassumere un attimo il tifoso in generale, no? Stiamo ammazzando Allegri perché non ha portato la Juventus alla Champions dopo che ha vinto 4 scudetti, 5 scudetti, 4 Coppa Italia, 2 finali di Champions. Si vuole Conte, che è l'uomo che non ha passato neanche il girone con Galatasaray, Nordjylland, una Coppa UEFA con la finale Juve, in casa. Era anche l'altra Juve, adesso fare sti paragoni ma, qui mi sembra un po' Piero compare, andiamo avanti, Alessia. Prossima mail, Gigi da Nichelino ci scrive: perché tutti questi incidenti muscolari? Preparazione sbagliata? Fermanno. Ma questa è proprio una domanda difficile, perché rispondere bisogna essere del campo e del mestiere. In effetti è strano. È strano perché la preparazione viene fatta in un determinato modo e io non me lo spiego proprio tanto. Probabilmente deve essere anche un fattore proprio di testa, perché è logico che si gioca a pallone, ma la prima cosa è la testa. Se la testa va in un determinato modo, le gambe rispondono in un altro. Alessandro? Sì, bisognerebbe essere dell'ambiente, no? A volte ci sono delle annate che va tutto storto, anche quello, purtroppo. Poi si gioca troppo amichevoli estive che non servono niente se non a portare soldi. Hai detto niente. Quelle non bene. Hai detto niente, Alessandro. No. Servono a portare i soldi, il calcio business è questo. Gianpiero? Ma non siamo dentro, c'è da dire che Capello si lamentava molto dell'umidità che c'era a Vinovo, adesso l'umidità non c'è della più. Continassa, no? Della Continassa c'è un'aria fresca, bisogna vedere la preparazione, non siamo dentro per poterlo non dire. È comunque, non possiamo dirlo, tecnici. L'aria di Rivoli con la collina morenica, questo devono saperlo in tutti i casi. Ma perché non li vedi a casa tua da agosto? Fai venire a casa da tutta la Juve. Io avrei invitato volentieri qualcuno a giugno in Spagna, visto che abbiamo qualcosina lì a Madrid, avevo già finito. Invitato tutti i posti letto, tutti gli amici che sono autoinvitati, li avrei invitati volentieri, purtroppo c'è stato questo disguido. Marco, preparazione, troppi infortuni, colpa di Allegri e il suo staff, che è successo? Che allora, succede? Allora Allegri non è colpevole di niente, perché come diceva giustamente Ermanno Vittorio, Allegri entra ufficialmente nella leggenda con l'acquisizione, basta un punto per entrare nella leggenda, quindi criticare Allegri mi sembra davvero, io ho detto, suppongo, io spero che Allegri rimanga, attenzione, io continuo nella mia linea che Allegri rimanga, perché non sono allegriano ma sono per la coerenza. Chiaro che dopo 5 anni qualcosa può succedere, lo staff, però prima, scusa Marco, mi hai detto atletico, prima sì. Ci hai detto il ciclo dopo 5 anni è finito, ho detto appunto c'è un ciclo di 5 anni teoricamente, siccome in Italia col nuovo calcio moderno dopo 2 anni già sono abbastanza esausti, no, noi ricordiamo i cicli di Trapattoni che durava tantissimo tempo, ma era un altro calcio. Questo calcio attuale, se arrivi a 2 anni, 2 anni, 1 mese e 3 ore ti e mezzo, ti già ti distrugge. 5 anni per me. Allora, il problema è questo, la Juventus ha bisogno più di un allenatore leader, ha bisogno di un allenatore che si adatti alla mentalità della società. Una sorta di, non dico proprio di aziendalista perché è una parola troppo pesante, però comunque una persona che comunque segua in un certo senso una linea. Quindi, però, se il matrimonio è finito è proprio perché sono finiti gli stimoli, e questo è il problema. Tutto qui. Mi ero dimenticato che c'è un'altra email da leggere. Un'altra mail di Tiziano dal Pignano. Al grande presidente di Rivoli chiederei cosa ne pensa del probabile anticipo del derby al venerdì. Siamo stufi. Allora, si fa col derby. Allora, no, beh, qua bellissimo. C'è da dire questo. Non è, cioè, bisogna finirla, perché noi dobbiamo metterci anche nei panni di chi viene da fuori. Noi, io abito a Rivoli, un quarto d'ora siamo sotto la tavola a mangiarci 2 spaghi e va bene. Però non si può più accettare questi anticipi al venerdì, perché c'è gente che lavora, gente che ha fatto l'abbonamento, gente che fa centinaia di chilometri e merita rispetto. Il sabato ha la giornata libera, il venerdì dovrebbe perdere giornate di lavoro, il negozio aperto. Però non è colpa della Juve. Il Toro ha chiesto l'anticipo, benissimo. Intanto c'è da dire, per carità, tu massimo rispetto di Superga e bla bla bla, però voglio dire, intanto non è la prima volta che il Toro giocherebbe il 4 maggio, perché ha già giocato altre 4, 5, 8, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8 tutte quelle volte, e non vedo perché debba anticiparsi adesso e non giocarsi adesso.
E poi allora si creerebbe un precedente, allora noi non giochiamo più il 29 maggio perché dobbiamo ricordare i nostri morti, la Fiorentina non dovrebbe giocare il giorno che è morto Astori, il Genoa c'ha i suoi problemi, allora non si gioca più. E poi tra l'altro quest'anno la Superga, a parte che forse c'è ancora l'impalcatura, credo, quindi non so neanche, è solo così simbolico, si potrebbe giocare. Dopo la commemorazione a Superga e farla magari di sera, tanto non penso ci siano tutti questi problemi di ordine pubblico. C'era Armando che aveva un fogliettino in mano. Volevo solo ricordare le date dal 49 ad oggi, 4 maggio 52. Ecco, 58, 1969, 78, 80, 97, 2008 e 2014. 8 volte hanno giocato, cioè non sarebbe certo un'eccezione. Proprio adesso che c'è il derby non capisco perché, anzi potrebbe essere magari l'occasione per magari dare più risalto ancora a questo evento per loro, bravo. Perché se mi metti uno striscione al derby con una commemorazione di Superga ha sicuramente più cassa di risonanza che a Torino Monopoli o Torino Chievo, per dire, no? Quindi potrebbe essere un motivo per loro di dare più risalto a questo evento. Non capisco, vedremo, perché anticipo il venerdì, che il venerdì la gente c'ha altro da fare. Vedremo come andrà a finire. Gian Piero, perché il tempo stringe, devo ricordare Juve Toro, lo ricordo a voce, ovviamente il nuovo numero lo potete già scaricare su internet, su miacalcionews.com, l'amico Catapano lo mette anche sul forum, no? Tifosi bianconeri. .com c'è già, mi dice, altre notizie. Ecco, questo che vedete, no, questo è il penultimo numero, quello che abbiamo fatto per Juventus Ajax, perché ovviamente quello per Juve Fiorentina verrà stampato questa notte e sarà a Torino e dintorni domani mattina, ma su internet lo trovate già adesso. Allora direi il pensierino finale, magari partiamo dalla seconda fila, partiamo da Antonio Catapano, magari il pensierino io lo farei su Juve Fiorentina, che dovrebbe essere la gara scudetto, o no? Non abbiamo parlato che... Prego, Antonio. Sicuramente speriamo di portare a casa il risultato, perché ci sta. Tra l'altro con la Fiorentina c'è una certa soddisfazione, diciamo, visto che c'è una certa, diciamo, non è una squadra che a noi è simpatica, quindi ci sta se vinciamo bene. Mi piacerebbe vedere però un po' di calcio da qui alla fine, cioè non è che adesso, visto che poi l'abbiamo vinto, le prossime partite siamo lì a... Grazie Antonio Catapano, collaboratore di Juve Toro. Marco Maramao, dirigente del D'Artona, il tuo pensierino finale? Secondo me la Juventus deve innanzitutto onorare il campionato e chiuderlo, e poi secondo me bisogna essere sempre contenti, perché vincere non è mai facile per nessuno. L'ottavo scudetto di fila è storia del calcio, e questo gruppo, soprattutto chi è iniziato già dalla Juventus di Conte, entra d'ufficio nella storia del calcio italiano. Forse se ne accorgerà di tutto quando smetteranno di giocare quello che hanno fatto. La Coppa dei Campioni è invece una competizione dei dettagli, dove non vince sempre solo chi è più forte, ma chi sta bene nel momento giusto. Grazie. Quindi. Marco. Gianluca Poglio, il nostro sponsor, anche per te il pensierino finale. Ti sei divertito intanto? Sì, sicuramente, mi sono divertito tantissimo. Anche se non sei della Juve, bello, però mi sei divertito lo stesso. Mi sono divertito. Perfetto. Bello, bello. Niente, per la Juve auguro ogni bene, soprattutto per la Fiorentina, e soprattutto che Cristiano Ronaldo possa competere per vincere il capocannoniere della Serie A, perché adesso punterà a vincere il titolo di bomber in queste ultime giornate che mancano. Certo. Grazie Gianluca. Ezio, pensierino anche a te, dai. Sì, speriamo che vada tutto bene. Sono abbastanza scheravanti questa volta, non vorrei assomigliare a qualcuno giù di Napoli, però è per evitare che Allegri e Conte vadano al Bertona e al Canelli, speriamo vada tutto bene. Grazie Ezio. Marco Venditti? Sì, no, niente, dico che la Juventus deve onorare il campionato, perché mi dispiacerebbe se dovesse concludere con il Napoli dietro a 3 punti, a 4 punti. Già le altre si lamentano perché pensano che una flessione della Juventus possa squilibrare il campionato. Quindi onore e grazie per essere entrati nella leggenda. Grazie Juve. E ricordate il sito signora mia calcionews.com. Gianpiero, velocissimo, 30 secondi. Velocissimo, cogliamo l'occasione per augurare una buona Pasqua a tutti. Bravo. A noi ci porterà uno scudotto, a qualcuno ci porterà... Gianpiero Paradiso, l'avvocato Vaccaneo, 5 secondi. No, dobbiamo onorare il campionato, e soprattutto perché non dobbiamo far arrabbiare Mihajlovic, perché dice che abbiamo purtroppo aiutato qualcun altro. Grazie Alessandro. Ermano Vittorio, velocissimo, si sta scrivendo la storia, gli altri la leggono. Bravissimo Ermano. Grazie a Francesca che ci ha supportato, grazie Alessia. L'appuntamento allora tra il giovedì prossimo, sempre qui alla stessa ora dagli studi di GLP TV, e buona Pasqua a tutti.